Care concittadine e cari concittadini, vi raggiungo con questo breve video per porgere a tutti voi e a ciascuno di voi i più sinceri auguri di Buon Natale, di buone festività e di felice 2022, nella speranza che sia veramente un anno che ci porti alla rinascita e alla ripartenza. Anche questo 2021 si è di nuovo dimostrato un anno particolarmente complesso, particolarmente difficile da vivere e da gestire. Dico anche questo 2021 perché, come ben sappiamo, è il secondo Natale che viviamo sotto le restrizioni più o meno dure legate alla gestione della pandemia da Covid-19. In tal senso, permettetemi, il primo pensiero non può e non andare proprio a tutti i nostri concittadini, le nostre concittadine che in queste ore, in questi giorni, stanno combattendo la loro personale battaglia contro il virus Covid-19. Abbiamo sperato sinceramente in questi mesi, nei mesi scorsi, che non dovessimo ritrovarci per l'ennesima volta a doverci scambiare gli auguri con il tema del Covid sotteso a tutto. Purtroppo però i numeri che vediamo anche nella nostra comunità, che sono in crescita, seppur minori rispetto a quelli dell'anno scorso, questi numeri ci portano a una doverosa, rinnovata attenzione e prudenza. Siamo chiamati a vivere quindi questo momento molto delicato, questa fase di passaggio della gestione dell'emergenza sanitaria con estrema prudenza. Se il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla gestione diretta dell'emergenza sanitaria, con tutti gli annessi che ben conosciamo, il 2021 è stato un anno che ha portato le nostre energie, la nostra attenzione, sia come comunità, sia come singole persone, sia come amministrazione, comunale, come mondo associativo, mondo imprenditoriale, ha portato alla ricerca, uno sforzo nella ricerca di un rinnovato equilibrio. Equilibrio tra una doverosa e necessaria ripartenza, appunto delle attività sociali, economiche, produttive, insieme alla gestione di una tutela della salute pubblica ancora importante e che richiedeva ancora una forte attenzione. Ci siamo confrontati in questi mesi con tante parole, alcune nuove, altre meno. Alcune negative e alcune positive. Quelle negative le conosciamo, abbiamo imparato a conviverci per tanto tempo. Sono appunto pandemia, sono virus, la paura, la tensione, la malattia, in alcuni casi la morte, i decessi anche all'interno della nostra comunità. Fortunatamente ci siamo confrontati anche con tante altre parole, fortunatamente di taglio positivo, che sono state comunità, sono state responsabilità, sono state ricerca, sono state la parola vaccino che io inserisco in modo inequivocabile nell'elenco delle parole buone di questi mesi. E in tal senso non posso che rinnovare l'invito ad aderire alla campagna vaccinale. Tra tante di queste parole, una che mi è particolarmente, cara, e la parola resilienza, che spesso viene utilizzata anche un po' a malo modo in qualsiasi contesto, però ritengo che sia una parola che bene si inserisce nel momento storico che stiamo vivendo. Cosa intendiamo per resilienza? Non è solo la capacità di resistere alle avverse vicende che possono contraddistinguere la nostra vita personale o comunitaria, ma è la capacità di partire da queste vicende avverse per affrontarle con atteggiamento positivo e riuscire a riorganizzare la propria vita e l'ambiente nel quale viviamo. Siamo stati chiamati a fare questo e abbiamo avuto tante dimostrazioni di impegno in questa direzione. Ecco allora che da questa parola resilienza ne scaturiscono necessariamente altre due, che è quella del servizio e che è quella della benevolenza. Servizio, abbiamo scoperto, o meglio ancora, riscoperto la potenza e la profondità del servizio, del volontariato all'interno della nostra società e della nostra comunità casellese. Quante donne e quanti uomini che si sono dedicati
in forma strutturata, organizzata all'interno di enti, associazioni o in forma così diretta, personale, si sono prodigati, dedicati per cercare di dare una mano all'altro. Sono veramente tanti, veramente tante, e a loro deve andare il nostro grazie. E poi c'è il termine benevolenza, che io non lo intendo come un generico buonismo, ma l'impegno a cercare di costruire delle strade anche per gli altri, il più possibile libere da degli oggetti che possono ostacolare il loro cammino. Troppo spesso rischiamo, no, di rendere difficoltoso il cammino degli altri. Ebbene, queste persone che invece hanno testimoniato l'impegno quotidiano nella comunità hanno contemporaneamente testimoniato la necessità, il dovere, no, di sgomberare la strada anche a chi cammina a fianco a noi. Questo, ripeto, non per buonismo, ma perché solo in questo modo le energie positive di una comunità possono emergere e possono traghettarci verso un futuro da osservare con una speranza che non è solo la ricerca di un generico meglio che potremo trovare in futuro, ma un qualcosa di straordinariamente concreto. A questo punto non mi resta che augurare veramente di cuore a tutti, a ciascuno, un buon Natale, delle buone festività, un sereno 2022, a tutti e ciascuno. Saluto in modo particolare il mondo della scuola, saluto il mondo del volontariato, dell'associazionismo, il mondo sanitario, al quale mai saremo sufficientemente grati per il lavoro che quotidianamente porta avanti. Un grazie e un saluto va alle forze dell'ordine che garantiscono la nostra sicurezza, va al mondo del lavoro, sia pubblico sia privato, che con tante difficoltà hanno portato avanti il loro impegno nella nostra realtà. E permettetemi anche un saluto particolarmente affettuoso, in modo particolare ai nostri concittadini e alle nostre concittadine maggiormente in difficoltà, che stanno affrontando momenti difficili di varia natura. Concludo con tre saluti speciali, diretti, perché richiamano quel senso del servizio al quale ho fatto riferimento. Auguro buone feste ad Antonio Mangalviti, il nuovo caselese dell'anno recentemente insignito di questo premio, per il suo servizio semplice e quotidiano all'interno della nostra città per chiunque abbia bisogno di qualcosa. Un augurio di buone festività a Mauro Cavallo, vigile del fuoco, uno tra i primi soccorritori a entrare nell'hotel di Rigopiano nella tragedia del 2017 e recentemente insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. E un augurio di buone festività ad Andrea Borello, un giovane casellese premiato nei mesi scorsi come cittadino europeo per il suo impegno all'interno della Croce Rossa durante la sua permanenza a Bordeaux per il suo percorso di studi. Tre esperienze diverse, tre età diverse, tre contesti completamente diversi, ma tutti e tre sono esempi della caselle che ci piace, della caselle che si impegna, della caselle che si dà da fare, della caselle che cerca di costruire un qualcosa di buono e di positivo per tutta la comunità. Grato per questi esempi, e tanti altri ve ne sono e ne sono certo, e ciascuno di noi li conosce, auguro di cuore a ciascuno e a ciascuna buon Natale, buone feste e un 2022 che sia effettivamente sereno e di ripartenza per tutti. Auguri.